ballo? Da parte di Sir Thomas, vostra signoria. Quando vi trovai questa mia, sarà troppo tardi. Il tuo sfortunato marito, Thomas, post-scriptum. Scusa la cattiva scrittura, ma mi sento molto nervosa. Temo anche di doverla informare, vostra signoria, che insieme con la busta è stato ritrovato il cadavere di Sir Thomas. E dove mai vado? Per l'amor del cielo! Nella camera da letto di Sir Thomas, vostra signoria. Oh, povero caro vecchio Thomas! Povero del Thomas, la sua vita con la Levante era proprio un inferno. La vecchia arpia non digeriva il fatto di essere stata sposata per interesse. Gli misuravo denaro. Non lo lasciava uscire alla sera. Povero del Thomas. Speriamo che almeno adesso dove adesso sia felice. Badlow? Un'altra brutta notizia, vostra signoria. Parlate, Badlow, per l'amor del cielo. Avete trovato un altro cadavere? No, vostra signoria. Abbiamo perduto quello di Sir Thomas. Malgrado tutte le mie ricerche, nella sostanza non c'è più. Molto imbarazzante, Badlow. Bisognerà avvertire la polizia. Telefonate al cavo vecchio William Cope. Ho già provveduto, vostra signoria. Credo di aver visto un fantasma, Butler. In Cornovaglia e di questa stagione è facile incontrarne, vostra signoria. Certo, Bud, lo dicono anche i giornali che quest'anno sarà un anno di fantasmi. Molti anni non si era visto in Cornovaglia un fantasma che sia allegro e buon tempore. Dicono che si intenga volentieri con le belle ragazze e che spenda molte ore a taverna dell'arciere. I fantasmi di oggi non sono più come quelli di una volta, pensano solo a divertirsi. Davvero, York, i tempi sono proprio cambiati. Buonasera, amici. Bevete alla mia salute. Grazie, signore. Tutti i fantasmi dovrebbero essere come lei.
bravo vecchio Coop, queste continue spavizioni di oggetti e di denaro mi deprimono. Deve essere qualcuno che conosce molto bene la casa, vostra signoria. So a cosa pensate, cavo Coop, ma il mio personale di servizio è al di sopra di ogni sospetto. Mi perdoni la curiosità, vostra signoria. Questo fantasma c'è sempre stato? Intendo dire, fa parte della famiglia? No, Coop, è qui solo da qualche giorno. Mi chiedo ancora dove può essere finito il cadavere di Sir Thomas. Quel bado talvolta è così disordinato. Un'altra brutta notizia, vostra signoria! Hanno ritrovato Sir Thomas? No, vostra signoria, Butler è scomparso! Questo fantasma gli è peggiorato il proprio carattere. Non solo non distribuisce più denaro, ma non saluta neanche. Lo trovo cambiato anche fisicamente. È come ingrossato e ha tutto un altro modo di camminare. Devono essere gli stravizi, York. Nulla trasforma un fantasma quanto una vita sregolata. Viviamo proprio in tempi calamitosi. Spedizioni, cavo Coop. Mi chiedo fino a quando avessi saranno, Minerve. Talvolta la soluzione è proprio davanti ai nostri occhi. Tutto sta a saperla vedere. Che dovremmo prepararci una sorpresa, vostra signoria. Potrei restare solo in questa stanza per qualche minuto? Come preferite, cavo Coop. Vorrei parlarvi da uomo a uomo. Impossibile! Io sono un fantasma. No, Sir Thomas, voi non siete un fantasma e non siete mai morto. Avete escogitato tutta questa trama per darvi alla bella vita, sfuggendo così alla tirannia di Lady Wanton. Molto intelligente da parte vostra, Mr. Coop. E poi? D'accordo con Butler? Avete inscenato un suicidio mai avvenuto e inventato un cadavere che solo Butler ha visto, perché non è mai esistito. Avete indovinato tutto, Coop, ma vi è sfuggito un particolare, che io sono armato. Sarà bene che voi dimentichiate tutta questa storia e che mi aiutiate a trasportare questa valigia che ho riempito di argenteria e gioielli. Attento, Sir Thomas. Questo scherzo potrebbe costarvi caro. È uno scherzo piuttosto pesante. Col vostro permesso, io rido, Mr. Coop. Riderete ancora per poco, Butler. Il vostro piano è fallito. Voi, Sir Thomas, ma io vi ho legato e immobilizzato nell'armadio delle scove. Infatti. Ma Susan, che era corrente di tutto, è venuta a liberarmi. Maledizione. A questo punto credo di aver diritto a una spiegazione. Non ci capisco più niente. È molto semplice, Coop. Effettivamente,
Io ho organizzato con Butler un piano per sottrarmi alla tirannia di mia moglie. Un finto suicidio, insomma, con la testimonianza compiacente di Butler. Naturalmente, essendo io pratico della casa e sempre con la complicità di Butler, potevo entrare e uscire a mio piacimento, senza suscitar sospetti, dato che mi ero travestito da fantasma, e prelevare tutto il denaro e gli oggetti di cui avevo bisogno, e darmi così alla bella vita. Fantastico! Ma a un certo punto Butler pensò che quella bella vita avrebbe potuto farla lui, e che dopo avermi segregato in uno sgabuzzino, si sarebbe sostituito al fortunato fantasma, entrando così in possesso, a poco, delle ricchezze della casa. Maledetto, avrei dovuto ucciderti. Questo è stato il vostro unico errore, Butler. Per fortuna Susan, che era al corrente di tutto e mi teneva sotto controllo, ha scoperto il mio nascondiglio e mi ha liberato. Mio Dio, copa ancora con quel noioso fantasma? La sorpresa che avevo annunciato, vostra signoria. Il fantasma era in effetti Sir Thomas. Oh, cavo! Le faccio rispettosamente osservare che io sono Butler, vostra signoria. Oh, che pasticcio! Allora, Sir Thomas dov'è? Nelle braccia della seconda cameriera, vostra signoria. Oh, no! Oh! E così lei è la tua sovellastra? Proprio così. Allora. Oh, comunque il bacio proprio non mi è piaciuto, eh? Ma guarda, sei fortunato, non ti porti in galera. Sono caduta per le scale. Sono stato graziato da vostra signoria. Guarda quelle scale.